Ciao ragazzi, nuovo confronto tra le due punte più forti degli ultimi anni, Robert Lewandowski e Karim The Dream, Benzema. Vediamolo insieme. Fisico, grandissimo fisico per Lewandowski, molto ben strutturato, secondo me si merita un 9. Benzema forse un po' meno strutturato di Lewandowski, comunque anche lui sa usare molto bene il fisico. Però do mezzo voto in più a Lewandowski, per cui 8 e mezzo a Benzema. Tecnica. Lewandowski è molto tecnico e per cui un 9 ci sta sicuramente. Però Benzema, 9 più tecnico al mondo, 10. Benzema tecnicamente è favoloso. Gol. Ragazzi, qui Lewandowski è il re, 10. Non c'è neanche bisogno di spiegare il perché. Benzema comunque ha sempre segnato tanto, non quanto Lewandowski, comunque 9 Benzema. Assist. Lewandowski è più un finalizzatore, appunto. Comunque i suoi assist li fa. Do 8 a Lewandowski e do un voto in più a Benzema, ragazzi. Soprattutto con Ronaldo, quanti assist ha fatto. Colpo di testa, qui mi trovo un po' in difficoltà perché Lewandowski è sempre stato bravissimo di testa, 9. Gli ultimi gol di testa di Benzema quest'anno sono paurosi. Non mi sento di dare più a uno rispetto a un altro, per cui do 9 a tutti e due. Velocità. Anche qui secondo me non ci sono grosse differenze, per cui do un voto uguale, 8 a entrambi. Piede debole, sanno usare tutti e due bene il sinistro, per cui do 8 e mezzo a Lewandowski e 8 e mezzo anche a Benzema. Difesa, e qui secondo me Benzema aiuta un po' di più rispetto a Lewandowski. Anche a livello di pressione Benzema ha un qualcosa in più, diciamo che nel complesso aiuta di più la squadra rispetto a Lewandowski. Quindi do 8 a Lewandowski e 9 a Benzema. Continuità. Ragazzi, Lewandowski è dal 2011 che segna praticamente almeno 25 gol a stagione. 10. Allora, Benzema ha avuto quelle due stagioni in cui ha segnato un po' di meno nel Real Madrid, 2017, più o meno quel periodo. È dal 2007, ai tempi del Lione, che fa la differenza, quindi mi sento di dare anche 10 a Benzema. Personalità. Allora, sarebbero tutte e due da 10. Benzema, 100% 10. Ragazzi, ha vinto praticamente tutto con il Real Madrid. Uno dei migliori giocatori della storia del Real Madrid. Dato che non si può dare 10 e mezzo e 10, do 9 e mezzo a Lewandowski. Più che altro perché finora sempre è stato in Bundesliga, nella squadra nettamente più forte del campionato tedesco. Certo, la personalità non gli manca assolutamente, infatti il voto è altissimo, però secondo me è giusto dare un pochino di più a Benzema, vediamo che è uscito. Allora, 9, 18, 28, 36, 45, 53, 61 e mezzo, 69 e mezzo, 79 e mezzo e arriviamo praticamente a 89. Benzema, 18 e mezzo, 27 e mezzo, 36 e mezzo, 45 e mezzo, 53 e mezzo, 62, 71, 91. Ci sta secondo me, in generale preferisco Benzema. Quest'anno, ragazzi, Benzema è stato qualcosa di disumano. È il mio numero 9 preferito, ragazzi, Benzema. È giusto che ha qualcosa in più rispetto a Lewandowski nel complesso. La differenza la fa questa cosa qua. Quindi, ragazzi, vince questo duello Karim The Dream, Benzema. Fatemi sapere la vostra se siete d'accordo con i miei voti. Fatela anche voi, magari, nei commenti.
E fatemi sapere se volete vedere un altro confronto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e per supportarci iscrivetevi al canale, seguiteci sulla nostra pagina Instagram Calcio con la F che potete trovare in descrizione e ci vediamo nel percorso.